Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille per l'invito. Io mi ero preparato un PowerPoint, però non vorrei incorrere nei disastri tecnologici che queste macchine infernali hanno. E comunque risulterebbe troppo lungo per questa prima esposizione del tema che mi è stata richiesta, dopo magari oggi pomeriggio, quando avremo stasera, insomma, quando a livello di workshop, di gruppo di lavoro, se avremo voglia e tempo, lo vedremo. Io provo quindi solo a introdurre questo tema, come è stato richiesto, questa parola decrescita, rendendomi conto che si tratta di una parola ostica, di una parola molto spesso fraintesa, di una parola che contiene un contenuto fortemente provocatorio e volutamente provocatorio. In una società, in un ambiente sociopolitico che fa della crescita una specie di totem, una specie di religione civile, di regola aurea dei rapporti umani, dei rapporti politici, oltre che dei rapporti sociali, oltre che dei rapporti economici, parlare di decrescita ci rendiamo ben conto, appunto, che significa andare controcorrente, e noi vogliamo andare controcorrente. Siamo assolutamente convinti di questo, siamo assolutamente convinti che le crisi al plurale che stiamo vivendo, perché non si tratta solamente di una crisi finanziaria, non si tratta solamente di una crisi economica, non si tratta solamente di una crisi energetica, di una crisi ambientale, di una crisi sociale, ma si tratta probabilmente di una crisi molto più profonda. Si tratta dello smarrimento del senso dello stare insieme. Lo smarrimento del senso di fare le cose insieme, di fare società, di cooperare insieme, no? Quindi si tratta di, appunto, rifondare su valori, su un sistema di valori, su un sistema di valori condivisi, il nostro modo di stare insieme. Sottraendoci, uscendo appunto da quella logica infernale, da quel totalitarismo della idea economica, dell'accrescimento, del produttivismo, del consumismo, a cui appunto l'idea della crescita illimitata è associata. Capra, biologi e tanti altri ci avvertono che si tratta, vorrei leggere perché l'ho visto proprio, è un libro nuovo che ripubblica degli scritti di Heinrich Bull, che è un premio Nobel per la letteratura tedesca molto, molto famosi, insomma, che sono stati ripubblicati in Italia, uno scritto che un'intervista che, se non sbaglio, è del 1976, cioè ancora nel momento alla fine, insomma, di quel trentennio di sviluppo che sembrava appunto portare ricchezza in ogni parte del mondo e così via. Lui dice: state attenti, perché innanzitutto è una categoria fuorviante, perché lo sviluppo è una categoria organica. Si sviluppa un albero, un bambino, una pianta, un animale. Collegare lo sviluppo economico al mondo organico è già una truffa, vorrei proprio dire così, una truffa. Anche il cancro si sviluppa. Dunque si sviluppa la malattia e si sviluppa la vita organica. Il cancro è addirittura una chiara malattia dello sviluppo. E si applica questa osservazione allo sviluppo dell'economia come una necessità assoluta, si può giungere a riflessioni molto curiose. Se non si pone in dubbio per tempo lo sviluppo economico da un punto di vista religioso e spirituale, uso una parola grossa, dice Bull,
allora questa prolifera effettivamente come il cancro e non esistono mezzi più per combatterlo. C'era un altro famoso economista, uno appunto che con Georgescu Rogen ed altri ha incominciato appunto negli anni, i primi anni 70, a parlare di bioeconomia per contrapporla appunto all'economia dell'economia, al stiamo vivendo oggi, no? Questa economia, far soldi con i soldi, no? Con le bolle speculative e così via, l'economia della crescita. Diceva appunto che chi pensa alla possibilità di uno sviluppo economico infinito in un ambiente, in un mondo, in una ecosfera che è limitata per definizione, o è un pazzo o è un economista. E noi siamo in mano a dei pazzi e degli economisti, perché ci stanno esattamente producendo un sistema in natura, l'unico, come diceva Bulle, come dice Capra e altri, l'unico sistema che si sviluppa per via lineare, in modo accrescitivo, una curva esponenziale, sono i sistemi cancerogeni, non esistono altri. Tutti gli altri sono sistemi circolari, sono sistemi che appunto si evolvono in modo circolare. E noi invece vediamo appunto, io faccio sempre questa battutaccia, mi ricordo quando ero in Parlamento, il discorso inaugurale del suo secondo governo Prodi, la parola più usata nel discorso insediativo era appunto la parola crescita 29 volte. Quando si è insediato il governo Berlusconi, la parola più usata era la parola crescita 32 volte, mi pare, così via. Cioè, quando parliamo di pensiero unico, no? Di omogeneizzazione del pensiero unico, è proprio questo il pensiero unico che unisce tutti, appunto. Noi pensiamo invece che le crisi che stiamo vivendo, la crisi finanziaria, la crisi economica, siano il sintomo di una crisi profonda, e la crisi è proprio quella del modello di sviluppo basato sulla crescita esponenziale, sulla crescita infinita. Quindi, quando diciamo decrescita, vogliamo proprio provocare un cortocircuito. Voglio dire, potremmo usare altre parole. Persone molto più influenti e molto più anche di Serge Latouche, di Maurizio Pallante, di personaggi che vedete che adesso cominciano ad andare anche chiamati ogni tanto in televisione a spiegare il pensiero della decrescita, avevano usato altre parole. Non so, immagino Franceschino Gesualdi usa la parola sobrietà, Gandhi, Mahatma Gandhi usava la parola svadeshi, che significa semplicità volontaria. Possiamo usare tante altre cose, dopo parlerà Giuseppe parlando di bienvivir, le comunità indigene di tante parti del mondo usano altre parole, frugalità, sobrietà. Il Wuppertal Institute, il nostro amico Sachs, usa delle altre parole, dice, mi pare molto affascinante questa, dell'economia della sufficienza, l'economia dell'abbastanza, cioè introdurre il concetto di limite all'interno del limite scelto, quindi del limite consapevole, della consapevolezza degli effetti e della nostra impronta ecologica, degli effetti negli ecosistemi, dei nostri sistemi di vita, dei nostri sistemi di produzione e di consumo, quindi dell'abbastanza, no? Cioè togliere quegli automatismi che ci portano appunto, c'è disoccupazione, bisogna lavorare di più per essere occupati, c'è poco salario, bisogna lavorare di più per avere più salario e così via, che abbiamo visto nella loro fallacia, e nel loro inganno proprio, sia sul versante, diciamo, ambientale, sia sul versante sociale. Sul versante ambientale ormai davvero c'è poco da dire, sono anche abbastanza stufo, anche perché ormai, diciamo, i negazionisti della crisi ambientale non ci sono più in giro, insomma, non c'è, cioè dei negazionisti sulle effetti serra e sul riscaldamento globale generato dai sistemi produttivi, no? Fino a qualche anno fa ce n'era ancora qualcuno, adesso proprio non ce n'è più nessuno. Cioè, quando si dice
l'IPCC, il panel degli scienziati, non stiamo parlando del panel degli scienziati del WWF o di Greenpeace, stiamo parlando del panel degli scienziati nominati dai governi, cioè dai capi di governo di 56 paesi dell'ONU, e questi all'unanimità ci stanno dicendo che così stiamo andando al suicidio, cioè siamo come quelle balene impazzite che stanno spiaggiando per morire sul suicidio, no? Guardate, ci sono questi dati sul clima che sono davvero incredibili. Noi abbiamo raggiunto dove diavolo è? Adesso no. Abbiamo raggiunto ecco, l'ultimo rilevamento del dicembre del 2010, 389,96, insomma siamo arrivati alle 390 parti per milione di CO2 in atmosfera. Abbiamo trasformato, no, il potere gigantesco che ha il genere umano ormai di incidere sulla natura, no, sui cicli vitali di riproduzione della natura, abbiamo fatto raggiungere all'atmosfera quel livello di 390 parti per milione che era pari all'atmosfera di 20 milioni di anni fa, cioè 20 milioni di anni fa c'era un'atmosfera che aveva questa composizione chimica come quella che c'è oggi, no? Allora per via, diciamo, delle eruzioni vulcaniche eccetera, oggi per le nostre automobili, per le nostre fabbriche, per le nostre combustioni dei consumi, no, abbiamo raggiunto quello, no? Abbiamo imitato quelle catastrofi, solo che allora 20 milioni di anni fa il livello dei mari era più alto di 20 metri e la temperatura era più alta di 10 gradi. Ecco, ci sono scienziati che dire attenzione, perché abbiamo superato un livello di soglia per cui è difficile ritornare indietro, anche se domani cominciassimo a smettere di fare questo, per tornare a situazioni di atmosfera vivibili per il genere umano e così via, forse servono un altro 20 milioni di anni che non li abbiamo. Quando diciamo che ci stiamo suicidando, che ci stanno portando al rischio di catastrofe, non lo dico io, appunto, lo dice questo che è Kiblen, che è un climatologo che è il massimo esperto della NASA e dell'esercito americano, insomma non stiamo parlando di queste cose. Qui sto per dirne una e l'altra, cioè sono anche cioè non voglio nemmeno più parlare, insomma, no? Delle crisi ambientali. Ma parliamo anche delle crisi sociali ormai, no? Delle insostenibilità. Dal 1 ottobre siamo 7 miliardi di persone su questa terra. E 7 miliardi di persone che hanno, diciamo, che provocano degli effetti sociali che sono divertenti. Questa è una bella fotografia della, non si vede niente, della Biennale di Architettura, questa mi pare sia San Paolo, non è un fotomontaggio, diciamo, a destra è l'avanzata della speculazione edilizia, a sinistra sono sono le favelas, no? Piscine nelle terrazze, favelas e così via, questa è una bella immagine, è un muro immenso. Questo per dire che, diciamo, la polarità e i contrasti sono ormai socialmente, quindi c'è un problema di insostenibilità ambientale, un problema di insostenibilità sociale. Serge Latouche dice sempre questa bella cosa, sapete, nel momento più grave della crisi economica, più grave dal 29 eccetera, cioè l'anno scorso, quali sono le uniche due voci dell'economia mondiale che non hanno subito alcuna recessione? La prima sono le spese militari e la seconda, sapete quali sono? Le spese per pubblicità, cioè il bastone e la carota, no? Per continuare su questo modello di sviluppo. Noi siamo particolarmente scemi, stupidi, pecoroni, che non ci ribelliamo, che non ci indigniamo, che non riusciamo a cambiare niente, però anche loro ce ne mettono del loro, eh?
perché per continuarci ad andare avanti su questa strada del suicidio spendono un mucchio di soldi per armi, per bastone, quindi per ordinare per via violenta di coartazione, no? L'ordine costituito, e dall'altra parte per manipolare le menti. Ecco, allora il discorso della decrescita, come dice Serge Latouche, è prima di tutto un discorso di decolonizzazione della mente. Decolonizzazione della mente, cioè riprenderci un'autonomia di pensiero, una capacità critica, una capacità di lettura su quello che sta avvenendo, no? Questo significa decrescere, un lavoro, come dice un altro, di sgombero di tutte le costrizioni, di tutte le manipolazioni che ci vengono fatte. Quindi ecco, quando si dice di decrescita si dice certamente una cosa elementare, semplicissima, no? Banale, se volete, no? Che ormai quando si dice decrescita si dice che è una necessità, un obbligo, che è quello di diminuire i flussi di materia e di energia impegnate nei cicli produttivi dei cicli di materia. Cioè c'è ormai questo obbligo, no? Siamo costretti a fare questo. E diciamo, il capitalismo più avanzato, gli imprenditori più avanzati l'hanno capito da un bel pezzo. Dov'è che la Germania riesce ad avere quel differenziale che gli consente alla sua economia di essere più produttiva e più capace di profitti rispetto alle altre economie? Se pensiamo che in Germania, dove non c'è il sole, hanno più pannelli solari installati che in Italia, vi rendete subito immediatamente conto che lì hanno investito e stanno vincendo sulla competitività tra aree geografiche, proprio perché stanno, diciamo, convertendo l'economia sulla green economy, sulla clean tech, su tutte, diciamo, quella terza rivoluzione industriale che permette appunto di diminuire i flussi di materia e di energia impegnate nei cicli produttivi e di consumo. Questa è la cosa più banale, la dematerializzazione, no? La dematerializzazione. I conflitti che ci sono nel mondo sono conflitti per accaparrarsi le materie prime, e non stiamo parlando solo di petrolio, di uranio, di coltan, stiamo parlando di terre rare, cioè, stiamo parlando di litio, e qui entro sulla seconda, e quindi di questa non vorrei neanche parlare, perché ormai, salvo che in Polonia e in Italia, in Polonia perché hanno le materie di carbone e devono smaltire carbone, in Italia perché abbiamo Berlusconi, ma in tutte le altre parti del mondo sul concetto della green economy, della dematerializzazione, del rientro in termini diciamo di compatibilità dei sistemi economici non ci piove sopra. No, Obama ha vinto la campagna elettorale, salvo poi smentire sullo slogan della green economy e così via. Dove sta però la differenza con il pensiero della decrescita? E questo magari lo approfondiremo oggi pomeriggio nel... ho finito il tempo, no? Abbiamo isolato la luce nel farlo. Lui mi aveva giurato che mi avrebbe tirato la giacca. Allora, finisco subito. Dov'è che sta la differenza, diciamo, tra la soft economy, la green economy e così via? So, per anche qui una battutaccia, permettetemi, per semplificare la rozzezza, insomma, del concetto. Io temo molto che green economy sia un modo per fare business con l'ambiente, spiego. E invece noi vorremmo fare che l'ambiente determinasse il business. Cioè, Friedrich Schumacher, straordinario, quello che scrisse Piccolo e Bello, una cosa che dice: l'economia è un sottosistema del sistema, e quindi l'economia ha bisogno di istruzioni, cioè l'economia deve essere uno strumento, no? Quindi dobbiamo dare istruzioni, dobbiamo dare dei sistemi di valori, delle priorità, delle gerarchie, no? Davvero finisco. Guardate, quindi non basta la green economy, no? Occorre proprio cambiare strutturalmente i concetti, i valori, i paradigmi, no?
Se voi vi ricordate in terza ragioneria quando ci hanno incominciato a spiegare che cos'è l'economia, no? Ma poiché abbiamo trovato anche conferma in Marx, in tanti altri, ma siamo sempre ancora fermi. Cosa ci spiegano? Ci spiegano che la natura e il lavoro sono mezzi, no, li chiamano così, no? Mezzi o fattori di produzione, no? La natura, cioè le materie prime, la terra, eccetera, eccetera, e l'uomo, la donna, l'umanità, no? È forza lavoro, sono, diciamo, queste due entità che combinandosi assieme al capitale, cosa fanno? Si immolano, si sacrificano per produrre delle merci, no? Quindi lavoro e natura come mezzi, strumenti, no? Cose che si cosificano come mezzi di produzione. Il fine è la produzione delle merci, il fine della nostra cooperazione sociale. Della nostra... Noi diciamo che bisogna rovesciare radicalmente, fare una rivoluzione copernicana su questo concetto fondamentale. Il lavoro, cioè l'uomo e la donna, l'apporto creativo che l'umanità dà al processo di cooperazione sociale, e le materie prime che sono la natura, che è Pachamama, che è madre natura, che è l'ambiente dentro cui viviamo, respiriamo, beviamo e viviamo, devono essere non i mezzi, ma i fini della cooperazione sociale. Cioè dobbiamo, il nostro obiettivo deve essere quello della preservazione, del mantenimento nelle migliori condizioni possibili per noi e le generazioni future dell'ambiente, delle capacità riproduttive, quindi. Loro lo chiamano servizi ecologici, no? Ecological service, no? I cicli, cioè il ciclo dell'acqua, il ciclo dell'ossigeno e così via. Loro lo pensano come dei cicli. No, quelli sono i cicli vitali, sono la vita, sono la nostra vita, sono la qualità della nostra vita. E noi dobbiamo avere quello come obiettivo. E l'economia, il nostro stare insieme, le regole sociali che ci diamo e così via, devono avere quel fine. Il fine della preservazione di quelle cose, non della consumazione. Quelle cose, non della predazione, non del saccheggio delle materie prime e di quelle cose. E così come il lavoro, la prestazione umana che noi mettiamo nei cicli produttivi non deve essere appunto andare in fabbrica come andare in guerra, no? Andare in fabbrica incoscienti, il lavoro senza sapere quello che si produce, se si producono cose davvero utili per l'umanità e la gente, oppure se si producono oggetti di morte, chimica che inquina, eccetera, eccetera. Riconquistare. Quindi, vedete, la decrescita è un progetto di autonomia sociale, è un progetto davvero che mette alle radici, che mette al centro l'obiettivo appunto di nuove regole, insomma, di stare insieme, di nuove finalità.